Milites tam pavidi non fuerunt, qui signa dimitterent. Prima di tradurre, facciamo l'analisi del periodo. Milites tam pavidi non fuerunt è la principale. Qui signa dimitterent è la subordinata relativa che è costruita con l'imperfetto congiuntivo. La presenza del congiuntivo imperfetto dimitterent nella subordinata relativa ci aiuta a capire che la relativa in questo caso non ha funzione di attributo, non aggiunge cioè un'informazione sulla condizione dei soldati, analoga a pavidi, paurosi, ma indica qualcos'altro, o meglio, la conseguenza della condizione descritta nella principale, cioè che i soldati non furono così paurosi. Quel tam, così in italiano, è il classico antecedente della consecutiva, per cui siamo in presenza di una subordinata relativa con valore consecutivo. Pertanto tradurremo: i soldati non furono così paurosi da abbandonare le insegne, che abbandonavano le insegne. La relativa con valore consecutivo è facilmente individuabile per la presenza di elementi che nella reggente anticipano la conseguenza espressa dalla consecutiva stessa. Tam, l'aggettivo indefinito tantus, tant